Erosione della costa abruzzese, come può uno scoglio arginare il mare? Buonasera amiche ed amici di Moby Dick, parliamo di un tema attualissimo e che purtroppo ha creato e crea numerosi problemi alla costa abruzzese, non solo. Vi presento subito gli ospiti. Il professor Marcello Di Risio, buonasera professore. Docente all'Università dell'Aquila, l'ingegnere Luca Iagnemma, buonasera Buonasera. ingegnere, del Servizio Opere Marittimo Regione Abruzzo, a seguire il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, buonasera Buonasera, buonasera. sindaco, e l'assessore al demanio del comune di Francavilla, Luisa Russo, buonasera assessore. Buonasera. Avremo i contributi esterni anche di Maria Carmela Giaratano, di Andrea Scordella, sindaco di Silvi, e di Roberto Verrocchio, sindaco di Pineto, tutte località coinvolte in questo fenomeno. Allora, partiamo subito con l'università, Università dell'Aquila che ha molte competenze su questo tema, e partiamo dal professor Marcello Di Risio. A che punto è la situazione oggi dell'erosione costiera abruzzese? Grazie mille della domanda. In realtà, più che parlare di erosione costiera, parlerei di gestione dell'erosione costiera, perché come abbiamo avuto modo di ripetere spesso nei nostri incontri pubblici, noi stessi, cioè gli stabilimenti balneari, il turista piuttosto che il residente, è parte integrante di questo concetto che è quello dell'erosione costiera, perché in realtà la spiaggia, come tutti noi sappiamo, non è un organismo fermo, è un organismo, dico spesso, che respira, che vive e quindi in quanto tale non può stare fermo. Quindi se l'erosione costiera la intendiamo come un movimento della linea di riva, non è questo. È più che altro l'interazione con noi stessi, cioè con chi fruisce, vuoi economicamente, turisticamente, culturalmente, ambientalmente, con le aree marine protette e quant'altro. È questa interazione con l'utilizzo che si fa della costa che fa dell'erosione costiera un problema sentito anche a livello mediatico, come questa trasmissione in qualche maniera testimonia. E quindi si è passato ormai da un po' di anni, devo dire, alla gestione dell'erosione costiera, piuttosto che alla risoluzione di un problema che in senso stretto non è tale. Quindi la gestione vuol dire entrare a far parte anche a livello mediatico di gestione del territorio che non si ferma soltanto alla spiaggia, ma anche nelle zone interne. Pensiamo al trasporto solido, cioè alla sabbia che viene portata dai fiumi e che viene trattenuta a monte per vari motivi che rispondono a esigenze diverse da quella dei litorali, cioè quella della fruizione turistica e degli interessi economici ed ambientali. Quindi allo Stato, in particolare le attività che noi dell'Accademia e dell'Università cerchiamo di andare avanti, è quello di analizzare quello che è successo nel passato, tentando di prevedere quello che succederà nel futuro, comprese le gli interventi che sono tesi un po' a limitare gli effetti dell'erosione costiera, che quindi, ripeto, non riguardano solo il granello di sabbia o la sabbia, ma anche il modo con cui questa sabbia viene in qualche maniera usata da tutti noi. Sindaco e ingegnere, scusi, ingegnere Luca Iagnemma, Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo. Ecco, la Regione quali interventi sta predisponendo per contenere l'erosione e controllare il fenomeno? La Regione Abruzzo sta operando su due piani. Da una parte un intervento di pianificazione, sta aggiornando il piano di difesa, il piano di gestione integrata della costa e dall'altra parte fa degli interventi progettuali che sono interventi di soluzione di problemi locali che si creano a seguito di mareggiate o di necessarie manutenzioni alle opere di difesa che sono installate lungo la costa. La Regione Abruzzo è una regione che ha una costa che si estende su 19 comuni, sono 117 km di costa, che vengono interessati per la maggior parte da una tipologia di costa bassa e sabbiosa, che parte da Martinsicuro e arriva fino a Ortona, mentre poi c'è un piccolo tratto che va da Ortona a Casalbordino di costa alta e quindi che non risente in maniera importante di fenomeni erosivi. E poi abbiamo l'ultimo tratto che poi riprende da Casalbordino fino a San Salvo, dove la spiaggia ritorna sabbiosa e quindi dove si ripropongono fenomeni erosivi. Gli interventi che noi facciamo quindi tendono a pianificare
quelli che sono degli interventi organici che vanno dalla gestione della costa fino ad arrivare proprio a poter intervenire in maniera diretta. È un problema che ha una vasta enorme, è un problema che riveste e ha rivestito da sempre risorse ingenti da parte dello Stato, è un problema che parte da oggi con una storia che è irreversibile, cioè noi abbiamo le coste abruzzesi che per il 36% sono protette da opere rigide. Abbiamo degli effetti al bordo di queste opere rigide che determinano delle problematiche di erosione limitate all'intorno di queste opere, che vanno tenuti sotto controllo, monitorati, su cui si deve intervenire per risolverli dove le situazioni stanno diventando più critiche. Tutto questo lo facciamo attraverso un piano che cerca di interpretare quelle che sono le risultanze di un'analisi di criticità per poter proporre degli schemi solutivi che poi attraverso i progetti specifici, le analisi puntuali, provano a trovare le soluzioni. Tutto questo funziona in un ambito pianificatorio e quindi funziona in un mondo della pianificazione moderna attraverso una forte condivisione e coinvolgimento dei soggetti che vivono la fascia costiera. La fascia costiera quindi sono i cittadini che hanno le attività economiche, che hanno le residenze, che utilizzano questo sistema e che quindi devono partecipare con la regione a un processo di pianificazione, perché il progetto funziona, il programma funziona se è comunque sentito, se tutti quanti condividono le finalità e ne contribuiscono a costruire le regole. Suppongo che questo programma è soggetto ad adeguamento man mano che il fenomeno si modifica in qualche modo. Beh, certamente questo è un livello pianificatorio generale, poi ha un sistema di... la norma prevede che ci sia una valutazione ambientale strategica dell'intervento che porta con sé i monitoraggi necessari alle ripianificazioni e agli aggiustamenti durante la fase attuativa del piano, cioè è previsto dalla norma che ci sia un percorso anche di monitoraggio durante la fase attuativa del piano. Perfetto, allora un sindaco, il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, vediamo un attimo. Martinsicuro è uno dei comuni più colpiti da questo fenomeno, se non vado errato. Beh, purtroppo sì, siamo uno dei comuni che vive da tanti anni diverse situazioni critiche, dovute, insomma, come diceva bene il professore, a dinamiche di vario genere, dall'apporto dei fiumi che negli anni è mancato, da barriere che in alcune parti non ci sono, a barriere che in altre parti in cui sono state messe e poi non hanno funzionato in maniera corretta. Noi attualmente abbiamo un paio di situazioni particolarmente critiche, appunto Villa Rosa Sud, a confine con l'Alba Adriatica per circa un chilometro, e un tratto a Martinsicuro Centro, quindi sono i punti in cui in qualche maniera bisognerà intervenire in maniera strutturale. Ma contestualmente bisognerà prevedere anche degli interventi per salvaguardare le stagioni balneari, che purtroppo già si riducono per quello che è un po' il flusso turistico del momento, ma che ha comportato per tante attività della nostra città, tanti operatori turistici, vedersi costretti a non poter dare la spiaggia ai propri utenti che per tanti anni scelgono anche la nostra città anche per la tipologia delle nostre spiagge. Quindi è un problema sentito, un problema forte. Questo è un danno sia per gli operatori turistici ma anche per l'economia in genere. Assolutamente, stavo proprio dicendo, l'economia turistica crea un indotto che insomma, è uno dei pochi che ancora funziona. E purtroppo situazioni del genere rischiano veramente di mettere a tappeto un'azienda funzionante. Ecco perché secondo me bisogna capire qui insomma, l'impulso alle autorità sovracomunali a mettere in condizione anche gli uffici regionali che tanto lavorano bene, però bisogna mettere a disposizione delle risorse, quindi la Regione Abruzzo e lo Stato centrale devono investire su un ambito come questo dell'erosione costiera, importantissimo, perché altrimenti ammazziamo il turismo. Ma il programma predisposto dalla Regione, illustrato dall'ingegnere, vi coinvolgono in questo programma voi sindaci?
Sì, insomma, noi siamo coinvolti in questa fase, noi abbiamo anche, per quanto ci riguarda dal punto di vista territoriale, fatto una sorta di protocollo col Comune di Alba Adriatica e Tortoreto, in cui ci siamo messi anche a disposizione con dei supporti tecnici nel momento in cui si comincerà a stendere questo progetto, proprio perché vogliamo dare il nostro contributo di conoscenze locali. Chiaramente ci sono dei tecnici molto più esperti di noi e quindi noi vogliamo che siano loro a dare quella che, insomma, la strategia per trattare il fenomeno. Chiaramente questo coinvolgimento deve essere continuativo e quindi ci deve essere una parte chi mette a disposizione le risorse, una parte chi lavora dal punto di vista tecnico insieme ai comuni. C'è un'attività di coinvolgimento importante, però gli va dato seguito. Assessore Luisa Russo, assessore a demanio del comune di Francavilla. Francavilla, com'è la situazione? Allora, Francavilla ha un territorio costiero esteso all'incirca 7 km, dove il problema dell'erosione si presenta in tre punti: una zona nord, zona centrale e zona sud. Non è un problema esteso su tutta la costa, sono tre punti circoscritti per i quali il Comune ha operato in questi anni in maniera, insomma, abbastanza importante, ovviamente con l'aiuto della Regione, che è l'ente competente. Quindi il Comune, quale soggetto attuatore, ha realizzato, sta cercando di mettere a sistema degli interventi che vadano a tentare di risolvere il problema nella complessità, organicamente, anziché intervenire nei singoli punti di criticità, altrimenti l'anno successivo il problema si ripresenterebbe nel tratto di spiaggia confinante. Quindi, sempre nel rispetto dei progetti regionali, è stato realizzato, proprio in corso di ultimazione, un progetto di realizzazione di pennelli, che sono delle scogliere in perpendicolare nella zona nord dell'Alento, quindi dal confine con Pescara fino al fiume Alento. E tutto quel tratto costiero è stato interessato da questi pennelli, che vanno a creare delle vasche di riempimento nelle quali adesso prossimamente andrà effettuata un'operazione di ripascimento della sabbia. Però i pennelli saranno in grado di contenere, di mantenere il materiale senza restituirlo alla prima mareggiata. I primi frutti già si sono visti, quindi siamo abbastanza soddisfatti, però dobbiamo aspettare l'arrivo della stagione invernale per capire se effettivamente si è trattato di un intervento, come noi crediamo, favorevole per l'intero tratto. Abbiamo poi dato un incarico recentemente a un progettista per valutare quale tipo di intervento possa essere utile per la zona sud, centro-sud del territorio costiero, e quindi siamo in corso di realizzazione di questo progetto e presenteremo alla Regione, sperando che poi venga condiviso e finanziato. Nel frattempo si interviene anche nelle zone, appunto, in cui ancora non è stato realizzato questo progetto, si interviene con la manutenzione delle scogliere esistenti, e anche lì abbiamo avuto dei frutti nella zona del Piazzale Sirena, zona centrale e zona sud, in cui anche queste opere di manutenzione hanno già dato una mano per la stagione. Ovviamente sempre in collaborazione con la Regione Abruzzo. Assolutamente sì, non avreste la Regione, non le risorse per poter sopperire. E neanche competenze. Sì. Voglio introdurre con lei un altro concetto, insomma, proprio guardando Francavilla, ma non solo Francavilla, è un comune ovviamente costiero, eccessivamente urbanizzato sul lato della spiaggia negli anni passati. C'è questo fenomeno che contribuisce, insieme ai fenomeni naturali, ad accentuare l'erosione. Assolutamente sì, come diceva il professore, ovviamente non è un problema di erosione, è un problema di gestione dell'erosione. Bisogna cercare di soddisfare le esigenze dell'antropizzazione con il problema del mare. Adesso avete bloccato movimento. Le concessioni edilizie su quella fascia fronte mare? Sì. Beh, ormai da anche perché lo spazio anni, non ce n'è quasi ormai più. Ormai da moltissimi anni, insomma, è stato lo scopo sempre perseguito da questa amministrazione. Sono state realizzate delle strade pedonali e ciclabili proprio per far godere della vista mare. Quindi. Su questo tema poi voglio sentire con molta attenzione il professor Marcello Di Risio, però intanto diciamo che c'è stato un convegno ieri, giovedì, un interessante convegno che si è tenuto a Pineto, organizzato dall'area marina protetta di Torre del Cerrano. A questo convegno ha partecipato anche il Ministero dell'Ambiente, che poi è, diciamo, l'istituzione più competente per
tenere sotto controllo e intervenire sull'erosione. E per noi c'era Giuseppe Dintino che ha intervistato Maria Carmela Giarratano, Protezione Natura del Ministero dell'Ambiente. Ascoltiamo il contributo. Innanzitutto, come si può contrastare l'erosione delle coste? Ma certamente il progetto di cui si discute oggi è interessante perché attraverso i monitoraggi ci fa capire quali sono le problematiche che ci stanno alla base. Poi il tema dell'erosione costiera è un tema molto complesso perché, come si comprende bene, afferisce a più fenomeni che si, diciamo, sovrappongono. Ecco, l'intervento dell'uomo ad esempio, quanto è determinante in questa situazione? Certo, l'intervento dell'uomo ha, diciamo, una sua rilevanza perché, come tutte le attività di impatto antropico sulla natura, comunque si crea un tema di bilanciamento degli effetti. Dopo di ciò non tutto dipende dall'uomo ma anche dai fenomeni naturali. Abbiamo visto, direi che oggi più che in qualsiasi altro momento, emerge anche in fenomeni come quelli dell'erosione costiera l'effetto dei cambiamenti climatici. Ecco, questo progetto servirà anche per salvaguardare le spiagge abruzzesi? Sicuramente questo progetto ha due punti di assoluto pregio. Il primo, quello di avere, diciamo, messo insieme una squadra fatta di aree marine, diciamo, aree protette, perché sono coinvolti anche il Parco del Gargano per le Tremiti, Sabaudia come Parco del Circeo, l'Università, l'ISPRA, quindi mondo scientifico e aree protette, perché la conoscenza è quella che ci aiuta a risolvere i problemi, è quella che ci aiuta a capire come costruire i progetti. Quindi sicuramente questo è un punto a vantaggio, il fatto di coordinare più forze. E il secondo è quello di lavorare in continuità, quindi non un'attività spot che inizia e finisce perché c'è quell'X progetto di ricerca, ma con una finalità che interessa sia le aree protette da un punto di vista di gestione, sia i decisori politici dal punto di vista degli interventi che aiutano ad evitare, diciamo, determinati fenomeni o che invece al contrario possono potenziare gli effetti negativi. E secondo lei questa sinergia funziona ottimamente o c'è ancora qualcuno che si deve prendere di petto la situazione? Allora, è chiaro che le aree protette e, diciamo, la parte scientifica mettono a fattor comune quello che afferisce alle loro competenze. Come ho detto prima, c'è poi un aspetto che va nella pianificazione che invece vede coinvolti soggetti diversi, in particolare gli enti territoriali che sono coinvolti, le regioni, eccetera. Quindi l'acquisizione di queste informazioni è un bagaglio, uno strumento utile per non solo monitorare i processi e quindi evitare ulteriori danni, ma allo stesso tempo per sensibilizzare rispetto anche alle progettazioni e agli interventi che possono farsi. Interessante il contributo del Ministero dell'Ambiente e in particolare di Maria Carmela Giarratano. Io però voglio tornare sul tema umano con il professor Dirisio. Ci sono i fenomeni della natura, molte volte violenti, non possiamo farci niente, non possiamo controllarli, ma c'è anche la mano dell'uomo. Quanto ha influito sul dissesto e sulla erosione la mano dell'uomo in questi anni? Allora, qui il discorso, la domanda è pertinente e la risposta non è così semplice da dare, ma ci proverò, nel senso che è ovvio, forse anche banale dire, ha avuto un'importanza fondamentale nell'evoluzione della natura, però dall'altra parte noi esistiamo e facciamo parte della natura, quindi io non vedo l'uomo contrapposto alla natura quanto riguarda questo problema dei litorali, vedo più l'uomo come parte di questo sistema dinamico. Lei ha ragione, però non c'è dubbio che negli anni scorsi, oggi c'è una sensibilità ambientale molto più elevata, negli anni passati forse non c'era questa sensibilità. E quindi forse si è sottovalutato l'effetto delle azioni antropiche. Io infatti in genere quando parlo di questi argomenti non parlo tanto di pressione antropica, ma di presenza antropica.
che un tempo forse è stata sottovalutata, ma oggi è difficile correggere in maniera sostenibile questi errori fatti nel passato, e dall'altra parte non è possibile neanche colpevolizzare chi ci ha preceduto e che ha compiuto degli errori. Anche noi oggi facciamo delle cose che domani qualcun altro giudicherà bene, ma forse male, quindi dipende anche dal nostro stato di conoscenza. Quindi, detto questo, quello che vorrei cercare di dire è che io non sono uno di quelli che pensa che bisogna buttare giù un paese per risolvere il problema erosione costiera, anche se forse lo risolverebbe. Lo risolverebbe perché non ci sarebbe più una persona, una comunità in pericolo, e la spiaggia sarebbe libera di respirare come la natura vuole. Ma nella sostanza questo non è sostenibile da nessun punto di vista. Da nessun punto di vista. Tra l'altro, l'azione dell'uomo, la presenza antropica, non è legata soltanto a quello che si diceva prima di costruire una casa residenziale vicino ad un litorale, piuttosto che costruire una strada su quella che una volta era una duna, che è un elemento fondamentale nell'evoluzione dei litorali. Ma l'azione dell'uomo si è risentita sui litorali anche se compiuta da tutt'altra parte. Ad esempio, prima parlavamo dell'effetto degli invasi artificiali. Tutti noi abbiamo giovamento dall'energia idroelettrica, che è un'energia pulita, però nei laghi, che si formano a causa della costruzione delle dighe, nella sostanza non trattengono solo acqua, ma trattengono anche sabbia, che naturalmente sarebbe andata verso i litorali. E in questo caso i sedimenti spesso non sono di qualità sufficiente affinché possano essere sversati sul litorale, quindi c'è un problema di depurazione delle acque, oppure c'è il problema, ad esempio, di gestione dei versanti. Tutti noi, quando vediamo una frana, cerchiamo di tenerla sotto controllo. Quello è tutto sedimento che non va nel litorale, magari non ci andrà domani, non ci andrà l'anno prossimo, ma prima o poi arriverà al mare, ed è il modo in cui i litorali si sono sempre riforniti di sabbia. Questo è un po' il concetto. Quindi l'azione dell'uomo sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione o nello stato attuale dei litorali, però fa parte un po' dello stesso problema. Quindi proprio per questo motivo dico che c'è un problema di gestione del rischio dell'erosione costiera che non vede confini. Quindi, ad esempio, prima sentivo il sindaco che aveva accennato al fatto che c'era stato un protocollo di intesa di diversi comuni. Questo perché effettivamente la natura non conosce dei limiti amministrativi. Certo. Ed ecco perché giustamente è la regione ad essere competente in materia, non i singoli comuni. Magari qualcuno si sta chiedendo perché la regione e non i comuni, che conoscono un po' meglio la situazione. Proprio perché non si interviene sul singolo comune, ma è la regione che con una visione molto più ampia riesce a gestire questo problema oltre i confini amministrativi, a volte perché anche la natura oltre, è sconfinata, ovviamente. Esattamente, anche oltre quelli regionali, a volte anche oltre quelli nazionali. Quindi questo è un po' il motivo per cui la regione, dove la regione è così importante. Ingegnere Iagnem, la regione ha previsto dei fondi propri, insieme ovviamente alla competenza del Ministero dell'Ambiente, l'abbiamo detto, ma insomma la regione può fare la sua parte anche in termini economici, finanziari. Ma la regione fa la sua parte nei limiti di quelle che sono le possibilità delle risorse che ha in bilancio per far fronte a quelle che sono le condizioni straordinarie. Poi la regione programma anche interventi all'interno degli strumenti di finanza sia aggiuntiva, quindi statale, tipo il master plan. L'intervento di Francavilla, per esempio, è uno di quegli interventi finanziati al master plan Abruzzo 2020, e quindi mette delle risorse che sono però risorse esigue rispetto a quelli che sono i costi enormi che ha la gestione costiera, anche in rapporto ai danni che si possono procurare se la gestione della difesa costiera non è garantita. Le economie, rifacendo una schematizzazione dell'Abruzzo, noi abbiamo l'80% di costa bassa che gestisce l'80% di presenza turistica in Abruzzo. Quindi abbiamo un sistema che garantisce una parte importante del PIL abruzzese. E pensare, quindi, è difficile trovare le risorse, si debbono trovare, è necessario una forte interlocuzione con lo Stato centrale, perché è vero che la Regione ha questo ruolo, tra virgolette, in maniera delegata,
È necessario attivarsi su programmazioni di lungo periodo per reperendo risorse importanti per intervenire. Poi la Regione fa la sua parte con le risorse che ha e con le risorse che può programmare rispetto a programmi che sono con finalità di interventi. Quindi ha avuto il Masterplan che ha dedicato una quota parte di risorse per la costa, abbiamo identificato con uno studio quali erano le criticità e su quelle criticità si è data una prima risposta pianificando dei contributi che sono stati dati in concessione ai comuni che hanno operato come soggetti attuatori. Diciamo che il meccanismo è virtuoso se si riesce a fare una buona programmazione, se si riescono a fare i progetti e se i progetti sono portati per poter essere finanziati, quindi devono essere progetti fatti bene. Progetti che siano limitati alle possibilità economiche che realmente poi sono in gioco, perché progetti troppo grandi, progetti fatti male, non riescono ad avere l'attenzione che meritano ai livelli di finanziamento nazionali. E poi è un lavoro continuo, è come il lavoro di manutenzione che facciamo sulla costa fisicamente mettendo sabbia o risistemando le scogliere che il mare fa muovere. Noi lo dovremmo fare a livello programmatico e pianificatorio per poter costantemente avere la conoscenza dello stato della fascia costiera, intervenendo con progetti che si modificano, come dicevamo prima, monitorando si aggiornano continuamente. Per esempio, per quanto riguarda l'estrazione della sabbia dai fiumi, la Regione potrebbe realizzare una regolamentazione in qualche modo? Perché quello è uno dei problemi, se non il principale. Uno penso dei temi di una nazione come l'Italia, che ha un dei corsi fluviali quasi per la maggior parte a carattere torrentizio, è quella della gestione degli invasi. La gestione degli invasi è un tema importante che va affrontato magari in altri tavoli che non sono quelli dell'erosione costiera, perché poi la gestione fluviale afferisce ad altri dipartimenti e con altre. Però è un tema importante. È estremamente costoso, cioè si può già prevedere che l'utilizzo di quei sedimenti per la gestione delle coste è più oneroso rispetto a quello di individuare delle cave marine per poter utilizzare e riapportare del sedimento sulla fascia costiera. Sindaco Vagnone deve aspettare un attimo, 2 minuti pubblicità. Seconda parte di Moby Dick, come abbiamo detto in precedenza, questa puntata è dedicata al fenomeno dell'erosione costiera. È un problema serio per l'Abruzzo, ma non solo per l'Abruzzo. Allora, Sindaco Massimo Vagnone di Martinsicuro, ecco, diciamo che l'integrazione dei vari soggetti per far fronte all'erosione non sempre ha funzionato bene, soprattutto nel passato, le risulta? Beh, sì, insomma, noi abbiamo delle problematiche anche perché secondo me gli enti non hanno saputo lavorare insieme. Noi abbiamo assistito anche a liti istituzionali tra comuni, sia sulla tipologia di intervento, tra barriere sì, barriere no, sia sui campanilismi. Per questo diventa ancora più importante che la Regione avochi in maniera forte a sé la problematica e che, insomma, se in passato sono stati fatti interventi singoli, da una parte non va bene se non c'è un progetto di carattere generale, da una parte però dobbiamo pur dire che certe volte gli interventi singoli sono stati necessari, perché se non si interveniva, insomma, faccio anche l'esempio nel mio territorio, in alcuni punti se non si fosse intervenuto negli anni scorsi probabilmente oggi non ci sarebbe più nemmeno la strada, e quindi interventi singoli sono importanti, però un'azione sinergica di comuni che lavorano insieme lavorano con la Regione, poi facciano capire che il problema va trattato appunto per tutta la costa abruzzese, ma per quanto ci riguarda la costa teramana, un discorso importantissimo, anche come messaggio da lanciare alle istituzioni sovracomunali, un messaggio chiaro che c'è una popolazione, in provincia di Teramo rappresenta gran parte del PIL l'aspetto delle imprese turistiche, è importante appunto che si lavori sinergicamente insieme. Prima di ascoltare l'assessore di Francavilla, ascoltiamo invece il secondo contributo che ha realizzato sempre ieri al convegno
di cui parlavamo, Giuseppe Dintino, che ha intervistato il sindaco di Silvi, noi siamo a Silvi, quindi era doveroso, Andrea Scordella. Vediamo il suo contributo. Oggi si presenta un progetto per combattere l'erosione delle coste abruzzesi, interessate anche le spiagge di Silvi. Ma indubbiamente sì, questo è un ottimo lavoro, un seminario che comunque coinvolge tutte le componenti attive per il contrasto all'erosione costiera. Come ho rappresentato anche all'inizio con i saluti iniziali, ho chiesto proprio un tavolo permanente che si possa dar seguito alla tanta teoria e tanti studi scientifici che oggi, diciamo, qui con i massimi esperti sono stati proposti. Noi abbiamo bisogno di risposte come amministratori locali, purtroppo alle volte ci scontriamo anche con la sovraordinazione di altri enti come ad esempio la Regione, che è quella che effettivamente lavora sul tratto costiero regionale. Dunque un quadro d'insieme che sicuramente oggi potrà dare il via a un lavoro sinergico tra tutte le componenti che garantiscono questo status quo della nostra costa adriatica, che è fondamentale non soltanto per il nostro mare, per i nostri cittadini, ma soprattutto per i tanti turisti che vengono ogni anno sulle nostre coste. E pensa che la questione sia un po' sottovalutata dalle istituzioni più lontane? Ma indubbiamente le istituzioni non sottovalutano l'erosione costiera, anzi si adoperano come possono. Il problema forse è la sinergia delle tante componenti, perché ogni ente ha un portatore di interesse, è un suo portatore di interesse, e naturalmente nel quadro d'insieme forse la componente tecnica, quella pratica, cioè quella di intervento, è quella che poi ne risente anche grazie, diciamo, purtroppo alla burocrazia che è molto macchinosa. Sicuramente oggi siamo qui anche grazie all'area marina protetta, che si porta diciamo, avanti con tutte le sue iniziative, soprattutto per la tutela dell'ambiente, perché non ci dimentichiamo che l'ambiente è fondamentale, lo status quo, il capitale naturale che oggi tanto è stato parlato, è fondamentale per poter muovere tutta la macchina organizzativa, amministrativa, turistica, economica che appunto sostiene la nostra regione. Grazie anche al sindaco, assessore Luisa Russo. Francavilla non ha partecipato a questo convegno di ieri, come mai? No, allora mi trovo impreparata, io non ero a conoscenza, non so se è arrivato l'invito e non mi è stato girato, sinceramente mi dispiace, sarebbe stato molto interessante partecipare perché ho visto, insomma, l'argomento era di estrema attualità e quindi poteva essere un'occasione per confrontarsi e approfondire ancora meglio la materia. Ma non mancheranno occasioni. Insomma. Non mancheranno occasioni, comunque c'è la volontà del sindaco, di Francavilla, dell'assessore, magari c'è stata un'incomprensione, un mancato invito, un invito disperso. Su quello che diceva adesso il sindaco di Silvi, lei è d'accordo? Cioè bisogna collaborare di più e bisogna unire le forze per combattere il fenomeno? Assolutamente indispensabile. Noi siamo sul fronte perché siamo i diretti interlocutori con gli operatori turistici, che ovviamente vengono a bussare al comune il loro primo. Chiaramente facciamo da tramite, ci impegniamo ogni giorno davvero, e in effetti quando si riesce a fare qualcosa è solo allorché tutti insieme hanno portato avanti un progetto, è stato sostenuto, finanziato, come è accaduto appunto per questo tratto di Francavilla. Quindi è indispensabile la sinergia. Quanto incide e come incide il flusso turistico nell'economia del suo comune di Francavilla? Non le so dare percentuali, ma incide fortemente, tanto. Fortemente, non solo per gli operatori turistici, per i balneatori, ma per tutto l'indotto che porta, ovviamente, assolutamente. Tra l'altro sì. È un comune molto gettonato turisticamente, un'ampia Abbiamo spiaggia. Abbiamo lavorato moltissimo proprio per richiamare il turismo con una programmazione estiva di spettacoli importante, senza tralasciare gli altri settori, quali l'agricoltura, cercando anzi di coniugare, promuovere il territorio costiero con quello agricolo, con i prodotti locali, farli conoscere al turista. Quindi un'integrazione, un'offerta integrata, diciamo. Assolutamente. Tra attività turistica propria e anche attività eco-gastronomica. Ecco, un'altra cosa a lei, assessore, ma come può un comune costiero, no? come quello di Francavilla, ripeto, molto gettonato, a guardare con tranquillità al futuro? Per esempio, molti balneatori si lamentano del fatto della famosa direttiva Bolkestein
per fortuna è stata sospesa, però prima o poi arriverà. Quindi, lei come giudica quella direttiva europea? Ma io sono abbastanza contraria, perché secondo me non si cala nella realtà delle coste italiane, della costa adriatica. Magari in altri stati europei può funzionare, perché gli operatori turistici che abbiamo noi si differenziano rispetto a quelli di altri stati che non fanno parte dell'Unione Europea. Quindi vedo che temo che questa direttiva possa bloccare gli investimenti che vengono effettuati dai privati. E significa bloccare un'economia sostanzialmente. Significa bloccare un'economia. Quindi lei è contraria, come lo sono un po' tutti. Allora, professor Dirisio, nel corso degli anni i vari interventi che si sono succeduti sono stati modificati. Prima c'era un tipo di intervento, oggi gli interventi vanno in altra direzione. Ma questo succede perché è la scienza che si evolve, sono come dire, gli studi che si evolvono, oppure ci sono errori del passato sugli investimenti? Allora, in questo ambito, torniamo un po' al discorso di prima, forse sono anche un po' noioso dicendo che parliamo più di gestione del rischio dell'erosione costiera, e spesso quando parlo degli interventi in linea del tutto generale che sono finalizzati a limitare questa problematica, parlo anche in genere, la confronto con il dipingere le pareti di casa. Dipingere le pareti di casa. Esempi semplici, così esempi semplici, così comprendiamo. Quindi tutti. Se io chiedessi a una persona, ma se uno viene da te e ti dice ti dipingo la cucina di bianco e questa è l'ultima volta che la dipingerai perché rimarrà bianca per l'eternità, sono sicuro che non gli crederete non mai. Vero, non sarebbe questo, vero. E questo è un po' il discorso, in maniera un po' più complicata, perché si parla di discorsi diversi, a volte anche non molto intuitivi, perché non si riesce a capire, sempre le onde, vediamo le onde tutti quanti e più o meno le capiamo, sappiamo che quando la profondità diventa più piccola le onde frangono, come diciamo noi, o si rompono, fanno la schiuma bianca per capirci. Però non vediamo, ad esempio, che quando arrivano le onde anche il livello si alza. Ci sono anche delle correnti che sono le più subdole perché non le vediamo. Ed è il motivo per cui capita che ci siano dei problemi a chi nuota in corrispondenza delle opere, perché le correnti non le vedi. Anzi, dietro un'opera le onde non ci sono perché sei protetto e quindi non hai paura. Vai a farti il bagno, invece ci sono delle correnti che potrebbero addirittura portarti a fondo, verso il largo. Beh, più che a fondo, verso il largo. Quindi ci sono una serie di problematiche che non sono di immediata interpretazione. Quindi rispetto al passato ci sono state sicuramente delle evoluzioni, diciamo così, della scienza e della tecnica. In realtà in passato la difesa costiera era basata su una legge del re, un regio decreto che diceva buttate i sassi in acqua e proteggete e difendetevi dall'erosione costiera. Poi successivamente l'importanza di queste opere è stata sottovalutata, come dicevamo prima, perché nella realtà buttare un sasso in acqua non è così complicato, diciamocelo. È l'effetto, è il prevedere l'effetto di quel sasso sulla spiaggia che è molto complicato. Quindi in passato il progetto degli interventi di difesa costiera forse non c'era neanche, perché si trattava di un lavoro semplice. Ma che effetti produce sulla spiaggia la famosa barriera in pietre, in macigni di pietre? Ok, oggi se poniamo dei massi naturali in acqua abbiamo diversi effetti a seconda di come li mettiamo. Ad esempio, sicuramente tutti noi conosciamo quelle che io chiamo le barriere longitudinali emerse, che tutti chiamano frangiflutti o scogli, più o meno chiamiamole in questa maniera. Beh, in questo caso è ovvio che le onde non riescono ad arrivare sulla spiaggia, quindi stiamo diminuendo l'azione delle onde nel muovere la sabbia. È ovvio che la sabbia si muove di meno. Qual è il problema? È che forse a quel punto la sabbia diventa troppa e la qualità delle acque diminuisce. Peggiora. Ed è ovvio anche che non posso fare un muro lungo 20 km, ogni tanto dovrò lasciarci dei varchi e attraverso quei varchi si concentrano quelle correnti di cui parlavo prima, che non solo portano via chi nuota, ma portano via anche la sabbia e la portano in luoghi dove è difficile andarla a riprendere. E questa è una tecnica. Poi c'è un'altra, di fare le barriere invece che emerse, le facciamo sommerse. In molti luoghi, anche in Abruzzo, ci sono queste opere sommerse che non si vedono, che fanno transitare
poca energia, non così poca come i flangiflutti, come le opere emerse, comunque ne fanno transitare di meno. In questo caso la qualità delle acque è ovviamente migliore rispetto al primo caso. Quindi qui si tratta o l'uno o l'altra, o vogliamo la sabbia e non vogliamo l'acqua, o vogliamo un po' meno sabbia e l'acqua di una qualità buona. Poi non solo, poi prima si parlava di opere trasversali o di pennelli, in quel caso non si agisce sulle onde, ma si agisce sulla sabbia. Cioè io non agisco sul perché la sabbia si muove, ma io sapendo che la sabbia si muove la fermo. Ed è il motivo per cui sottoflutto, cioè se vogliamo a valle, può mancare quella sabbia perché rimane tutta a sopraflutto, come noi diciamo, a quest'opera trasversale. E quindi è necessario gestire anche gli effetti di bordo di cui parlava prima l'ingegnere Agnemma. Quindi in tutto questo discorso è ovvio che la materia prima è la sabbia e quindi ancora una cosa piuttosto ovvia è quella di sversare della sabbia nuova. I fiumi non ci sono più, o meglio, i fiumi ci sono, ma la sabbia nei fiumi non c'è più, allora ce la porto. Dove la prendo? O la prendo negli invasi, ma come diceva prima l'ingegnere è particolarmente costoso, la vado a prendere al largo dove c'erano le spiaggine geologiche e quindi con dei natanti, praticamente degli scavatori che lavorano in acqua, la prendo la sabbia all'altro e la sverso, come si dice, sulla spiaggia, perché alla fine se la sabbia non c'è, non è che nasce dal nulla, bisogna sversarla, ma questa operazione ha bisogno di manutenzione, cioè di pascimento. Ma secondo lei, a secondo del tipo di intervento che si fa contro l'erosione, influisce anche sulla fauna marittima? Sì, e ci sono degli studi che hanno proprio questa finalità, cioè una volta, ripeto, in maniera piuttosto semplice si realizzavano queste opere, oggi si tiene conto di una serie di aspetti, uno dei quali è proprio l'interazione con il biota, o quindi tutto quello che c'è in acqua, e infatti vengono ottimizzati i sistemi di difesa costiera oggi, tenendo conto anche di come rispondono e diciamo gli organismi viventi. Io non sono uno specialista di questo aspetto, ma collaboro con specialisti di questi aspetti che quindi riescono a capire come rispondono questi, il biota, come rispondono questi organismi ad uno stress in maniera tale che non ci sia un cambiamento drastico nell'habitat di questi organismi. Ingegnere, abbiamo compreso bene dalle sue precedenti dichiarazioni che la Regione si è attivata a modo per poter intervenire, ma insomma diciamocelo, il modello di gestione integrata delle aree marine fino ad oggi non è decollato completamente. Non è che non è decollato completamente, è un sistema che è un sistema sempre in deficit, è un sistema che, non arriva mai perché sia per l'entità delle risorse da mettere in campo, sia per la natura manutentiva che determina. La vera cosa che determina che sembri che non si arriva mai è che è un lavoro lungo, pesante e costoso. E quindi determina il fatto che ci sono stati negli anni degli irrigidimenti di questa linea di riva. Cioè i comuni hanno, io leggendo le carte si vede chiaramente che le espansioni sono state fatte con angolazioni che si capiva chiaramente che sarebbero andate nel corso degli anni a trovarsi in ambienti in cui il movimento stesso della linea di costa determinava una conflittualità con delle infrastrutture che sono pagate dai cittadini e che se vanno fuori uso determinano un danno di utilizzo, un danno economico maggiore di quello che è difenderle per poterle riutilizzare. Quindi diciamo che un sistema complesso, si lavora come si lavora in un sistema che prevede un impegno continuo, un impegno continuo con delle risorse che non sono mai abbastanza, è come se fosse un pozzo senza fondo. Questo è uno schema di lavoro, altro schema non c'è. È importante riflettere sulla irreversibilità delle scelte. Le scelte nel campo dell'utilizzo dei suoli, parlo come pianificazione, sono quasi sempre irreversibili, cioè nessuno pensa che facendo una casa, facendo una strada, pianificando un'espansione e consumando il suolo può immaginare che sia realistica l'opzione che pure c'è nella realtà di poter smontare tutto e tornare alla spiaggia che disegnava Celommi di Roseto. Quelle sono opzioni irreali che pure hanno una
possibilità, ma sono irrealizzabili. Quindi è opportuno tenere presente che quello che abbiamo purtroppo non è più smontabile. Possiamo fare delle cose, facendo delle cose che poi seguono anche dei percorsi dovuti al fatto che noi utilizziamo diversamente nel corso degli anni le cose. Se uno guarda una carta dell'Ottocento abruzzese, il topografo si fermava alla ferrovia, quello che c'era non veniva neanche disegnato perché era ritenuto un sistema talmente tanto variabile che non valeva la pena neanche rilevarlo. Adesso noi abbiamo città che stanno da una parte della ferrovia che determinano interessi di natura privatistici, quindi è un mondo complesso con cui ci confrontiamo, tenendo presente che c'è un trend di modificazione proprio dell'abbassamento del suolo, che determina anche questo. Abbiamo un sistema anche di eventi meteomarini sempre più... I mutamenti climatici incidono? Incidono certamente, ma incidono anche... Al di là del mutamento climatico, anche le serie storiche delle possibili inondazioni e situazioni critiche. Noi ci ricordiamo ogni 10 anni delle mareggiate un po' più intense. Ci sono delle mareggiate che hanno dei tempi e dei tempi di ritorno a 50 anni, a 100 anni, di cui non abbiamo memoria, non ne conosciamo gli effetti, perché in quegli anni i cittadini della costa vivevano a Silvia Alto, a Tortoreto Alto, a Francavilla Alto. Potremmo incorrere in situazioni che non abbiamo mai vissuto né storicamente né personalmente né nella tradizione mnemonica di una comunità. Quindi questo è un tema estremamente importante. Il tema dell'inquinamento è un tema, diciamo, alla moda, ma su cui si deve affrontare, perché la difesa costiera significa anche difendere la qualità delle acque, certo. Combattere gli inquinamenti che sono una parte dovuta al sistema di depurazione delle acque, perché se noi rigidiamo la costa come opere di difesa, poi dobbiamo garantire che le acque che vanno in mare siano depurate, perché altrimenti il turismo, difenderemo la linea di costa e quindi la cosiddetta elioterapia, ma non potremmo proporre la balneazione ai possibili turisti. Quindi e purtroppo molti fiumi sono inquinati perché c'è lo scarico diretto di alcune aziende nei fiumi o i depuratori non funzionano. Ecco, però io ho letto, ingegnere, sui 140 km di costa abruzzese circa, il 61% è soggetto al fenomeno dell'erosione, cioè l'Abruzzo è la terza regione d'Italia in percentuale per il fenomeno. Come mai questa percentuale così alta? È dovuta sempre alle inefficienze del passato, no, oppure c'è una condizione naturale che... È dovuta a una condizione naturale che ho detto prima, cioè la costa abruzzese, tranne un piccolo tratto da Casalbordino a Vasto, è un litorale sabbioso e basso, quindi è quello che risente di più quindi risente dell'erosione, risente dell'innalzamento del livello del mare. Prima questione. Seconda questione, risente nelle parti perché l'Abruzzo non è completamente difesa oggi. La regione Marche ha dei piccoli tratti non difesi da scogliere rigide. La maggior parte del Conero, che è una struttura che per sua natura è rocciosa, non ci sono parti del territorio delle Marche che non sono protette. La parte dell'Emilia Romagna è una parte che, avendo ampie dotazioni di sabbie, provvede a attività di ripascimento senza i problemi che abbiamo noi di approvvigionamento delle sabbie. L'Abruzzo è una regione invece che ha questo problema perché ha ampi tratti ancora non difesi e quindi che fortunatamente, dico io, rimangono in un certo senso ancora liberi da opere di difesa che possono creare comunque ulteriori effetti al contorno più di quelli che abbiamo. Però nello stesso tempo abbiamo da confrontarci con una condizione naturale che è abbastanza sfavorevole. Quindi si deve intervenire cercando di contemplare la difesa della linea di costa con capire bene cosa determiniamo muovendoci in una direzione. Questo è... Però il fatto stesso che ne stiamo parlando vuol dire che si è acquisita consapevolezza di questo fenomeno. Prima di passare al sindaco di Martinsicuro, ascoltiamo l'ultimo contributo esterno che ha realizzato sempre Dintino con il sindaco di Pineto, Roberto Verrocchio. Vediamo la sua proposta.
Oggi un progetto importante per contrastare l'erosione delle coste, questo interessa anche le spiagge del suo comune. Sì, soprattutto è un seminario di estremo interesse dove abbiamo messo insieme, grazie ovviamente ad uno stimolo forte da parte dell'area marina protetta, oggi rappresenta anche il rappresentante del parco del Circeo, sono due parchi nazionali che stanno vivendo il fenomeno dell'erosione e che in prospettiva rischiano di trovarsi nel mezzo di questo fenomeno. Abbiamo voluto mettere in risalto oggi con questo seminario intanto la conoscenza di quelle che sono le ricerche, di quelli che sono i monitoraggi, i dati, ma soprattutto voler mettere in risalto l'esigenza di creare sinergie tra gli enti locali che sicuramente oltre ad essere in difficoltà hanno bisogno di supporto da parte degli enti sovraccomunali, quindi a partire dalla Regione Abruzzo che è il primo ente che davvero ha una visione più generale della costa nostra, in questo caso adriatico, ma soprattutto nel caso di territori interessati da parchi nazionali marini come quello dell'area marina protetta della Torre del Cerrano, del Circeo, abbiamo bisogno che ci sia un protagonismo del Ministero. E il senso del seminario è anche questo, insomma, ribadire il concetto della sinergia e del fare sistema, quindi un plauso all'area marina che ovviamente non vuole essere solo soggetto, come dire, di tutela, ma anche soggetto responsabile nel comprendere quelle che sono le esigenze anche di il settore economico, perché se da una parte parliamo di erosione della costa dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della sicurezza anche del territorio, dall'altra dobbiamo necessariamente non tralasciare, anzi mettere in evidenza con forte rispetto anche l'aspetto socio-economico. Nel suo comune, ad esempio, quali saranno le pratiche messe in campo per contrastare l'erosione? Ma noi abbiamo un primo contributo da parte della Regione Abruzzo di circa 950.000 euro. Non sono tanti, sono pochi, se pensiamo che opere costano davvero tantissimo. Il grande tema è la scelta oculata dell'intervento di far a mare, perché nel caso di Pineto abbiamo una forte erosione in una zona a nord, quindi siamo immediatamente fuori dall'area marina. Ovviamente sappiamo che qualsiasi intervento andremo a fare sicuramente ci saranno degli effetti in zona marina, quindi questo è il tema oggi, e quindi cercare di adoperarsi per incidere con interventi che scientificamente danno la soluzione al problema nella zona, diciamo, interessata dall'erosione e siano il minor possibile di impatto sulle altre zone oggi non interessate dal fenomeno dell'erosione. Parlava di sinergia e di fondi che alla fine non sono così tanti. Lei è soddisfatto di questa sinergia o chiede a Regione e al Ministero maggiore attenzione su questo problema? Ma sicuramente maggiore attenzione, perché se no non saremmo qui oggi a fare questo convegno. Ovviamente la prima attenzione è di tipo scientifico, perché ovviamente siamo sede di Parco Marino e non vogliamo sbagliare, quindi vogliamo che venga attuato l'intervento più corretto, perché sull'intervento non ci si può tornare sopra l'indomani e dire abbiamo sbagliato. Correggiamo quando ci sarà un effetto a sud o a nord dell'intervento che si andrà a fare, ma soprattutto sappiamo già che i fondi che abbiamo noi adesso non sono sufficienti, quindi c'è bisogno di un protagonismo anche sotto questo punto di vista, intanto della Regione Abruzzo, ma essendo un territorio interessato da Parco Marino noi chiediamo che anche il Ministero, insomma, ci sia di supporto, anche in via sperimentale, perché ci rendiamo conto che il fenomeno dell'erosione, dell'arretramento della costa è un qualcosa che comincia ad essere attenzionato da qualche anno anche da parte del Ministero, perché magari adesso diventa tema all'attenzione dei tavoli, tant'è che ci sono delle linee guida, insomma, adottate proprio dal Ministero da qualche anno, dove c'è un particolare interessamento proprio alle aree marine protette. Grazie al Sindaco Verrocchio di Pineto, grazie al collega Dintino, Sindaco di Martinsicuro, Vagnoni, su quale progetto lei sta lavorando in questo momento rispetto al fenomeno?
Beh, noi chiaramente stiamo insieme agli operatori turistici cercando di affrontare al meglio la prossima stagione, quindi lavorando insieme con la Regione per un progetto chiaramente di ripascimento in alcuni tratti e di manutenzione delle scogliere esistenti. Chiaramente noi abbiamo risorse limitatissime, ma per noi è importante non solo programmare la stagione che viene, ma dare una prospettiva, e noi dobbiamo essere onesti con certi tipi di operatori che per alcuni di anni questo fenomeno andrà affrontato con un ripascimento forte. Però chiediamo con forza che si dia presto attuazione a questo progetto, in modo che dobbiamo avere questo progetto che, insomma, per quanto ci riguarda, la nostra unità fisiografica vada da Martinsicuro fino a Giulianova, perché senza questo progetto non possiamo nemmeno sperare di poter attingere finanziamenti regionali o anche comunitari. Quindi spingiamo forte appunto immediatamente sull'intervento per la salvaguardia delle stagioni turistiche e poi chiaramente per questo progetto strutturale che dovrà dare veramente una prospettiva nuova e più positiva agli operatori turistici. Assessore Luisa Russo di Francavilla, siamo in chiusura. Con quale auspicio possiamo chiudere questa puntata? L'auspicio è quello sempre di una maggiore sinergia tra enti che ci aiuti a contrastare questo fenomeno che, come ci ha spiegato il professore, sarà sempre presente e cambierà, e quindi dovremo noi adeguarci, rispettare la natura e intervenire nel modo più corretto o con opere sistematiche. Ritengo che sia il metodo migliore per affrontare il problema. Sindaco Bagnoni, lei è fiducioso per il futuro? Assolutamente, dobbiamo essere fiduciosi, veramente. Lavoreremo tutti quanti insieme affinché strutture tecniche della Regione, insomma, chi dovrà fare il progetto e chi dovrà finanziarlo, poi darà le risposte giuste ai tanti cittadini che se lo aspettano. Ingegnere Agnema, si può sperare bene? Sì, sono sempre fiducioso. Noi dovremo cercare di immaginare di nuove forme di cooperazione tra enti, nuove forme di gestione anche operativa dei nostri protocolli amministrativi per superare anche quelle che sono dei ritardi e delle inefficienze che si determinano in questi procedimenti, e penso che si possa lavorare bene per sistemare almeno quello che possiamo. Professor Marcello Di Risio, l'università è sempre a disposizione, ovviamente. Assolutamente sì, riguardo all'ottimismo per il futuro, dopo aver sentito un sindaco parlare di unità fisiografica, che non posso che esserlo. Benissimo, io ringrazio gli ospiti, li ripresento, se il tecnico me li rinquadra, il professor Marcello Di Risio, Università dell'Aquila, grazie professore, l'ingegnere Luca Eagnemma, Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo, grazie ingegnere, il sindaco di Martinsicuro Massimo Magnoni, grazie, e l'assessore al demanio del Comune di Francavilla Luisa Russo. Ringraziamo anche i contributi esterni. Il tempo è scaduto, anzi abbiamo abusato un po' di più. Io ringrazio tutti, ringrazio ovviamente soprattutto voi che ci seguite sia dall'Abruzzo sia dal Molise, siete in tanti. Ringrazio la squadra tecnica, come al solito Maurizio Daguì in regia e questa volta Gianfrancesco Iacaruso. Se lo vorrete, staremo insieme ancora venerdì prossimo alla stessa ora. Vi ricordo che la puntata, anche questa puntata, andrà in replica stanotte a mezzanotte e domani sabato alle 13. Grazie a tutti e buonanotte da Moby Dick.